The sun doesn't burn anymore. Dei Quasar è bella storia. Sono nati nel 1976 facendo delle rock. Siamo un gruppo di amici. Una valanga di emozione. Un gruppo storico. E oggi Quasar sono un gruppo che sta facendo questo disco che in realtà era partito dall'idea di celebrare il trentennale del gruppo. Proviamo una volta. 1, 2, 3, 4. La grande esperienza che ha Paolo nel campo della musica classica come direttore d'orchestra fa sì che tutta la direzione di quello che riguarda le esecuzioni musicali, la ricerca del dettaglio e la pulizia nell'esecuzione sia sempre ad altissimi livelli. Vai! Ancora! Quindi l'organico base è sostanzialmente quello di una rock band alla quale si è aggiunta tantissimi anni ormai la chitarra acustica di Fabio Giacomello. Avevo 12 anni che mio nonno mi ha regalato la chitarra acustica per me vuol dire molto. Si dice che quando imbracci la chitarra abbracci la donna, quindi c'è molto sentimento, ci metto molto di me stesso. E la chitarra solistica che era ricoperta dal fondatore del gruppo Roberto Sgorlon, che ha lasciato volontariamente il posto a Elvio. La chitarra per me, ma all'inizio è stato quasi un gioco. È poi diventata ragione di vita. Non mi vedrai in un'altra vita senza la chitarra. Fabrizio, il nostro batterista. Quando la zia portava a casa la batteria, gliela fregavo. E poi me le costruivo quei bidoni. Annalisa Malvasio, questa voce che già all'epoca della nostra opera rock Abram associava un'impostazione pop a una invece di genere classico. La lirica mi ha preso veramente completamente, ma mai abbandonando. La musica pop. Alla fine sono rimasta sempre soltanto io la cantante femminile di questo gruppo e ne vado orgogliosa, diciamo. La voce maschile invece è quella di Luca Vignieri. La via del canto l'ho presa a 14 anni per emulazione. Da lì ho iniziato a provare questa passione sfrenata, ho iniziato a studiare. Dicono che sono un baritono tenorile, un tenore drammatico. Al basso elettrico abbiamo Mauro Chiapolino. È un personaggio di una precisione e di un'indipendenza incredibile, è il vero e proprio pilastro di questo gruppo. Ho iniziato 11 anni con la chitarra classica, dopo tramite il mio vecchio tastierista ho suonato qui Quasar. Alla chitarra d'accompagnamento abbiamo Marco Filippo, pur essendo un musicista completo e talentuoso, ha accettato con grande umiltà di fare un ruolo secondario ed è veramente anche lui un acquisto preziosissimo. La chitarra per me è un mezzo per esprimermi, è un mezzo per riuscire a dare tutto quello che posso dal punto di vista emotivo a chi mi ascolta. Negli ultimi lavori dei Quasar si accompagna a me un altro tastierista che è Ulisse Tonon, un personaggio estremamente fantasioso, talento incredibile. Ho cominciato a suonare con la fisarmonica da 6 anni, un po' di emozione sì. Quando si sa di registrare, insomma. Usiamo sempre un pianoforte acustico, in questo caso un pianoforte gran coda Fazioli, quindi uno strumento molto prezioso. Usiamo anche strumenti storici che fanno parte del rock, come per esempio un organo Hammond, un C3, o un pianoforte Rhodes, anche più o meno di quell'epoca. Qua ci troviamo in un mix di cose che va dal rock alla musica classica, sempre con strumenti acustici, suonati dal vero, poche macchine, voglio dire, che suonano. Questo album si chiama Synopsis, ci vuol dire sguardo d'assieme. Ci sono dei pezzi quasi d'amore, ci sono dei pezzi di rock con una miscela quasi di classica, c'è una fuga in mezzo anche. Una fuga è una commissione in cui più melodie coesistono e convivono e si intrecciano, da cui questa sensazione di labirinto. C'è una simbiosi di generi, anche perché arriviamo dal prog sinfonico, così come hanno definito, a questo incrocio con la musica classica, con queste influenze a me molto care del rock anni 70. Questo album è nato, diciamo, da un'idea un po' metafisica, quasi religiosa. Logicamente è una musica
un certo livello, una musica che fa pensare, una musica da ascoltare. Oggi quasi sono un gruppo che sta facendo questo disco composito in cui ci fossero pezzi che rispondevano a più generi in obbedienza un po' alla storia di cosa stessi. Qualcuno lo chiama rock sinfonico, qualcuno lo chiama progressive, qualcuno lo chiama musica classica fatta con strumenti rock. Io definisco il genere quasar. Ecco, tutto qua. Grazie.